Secondo tempo di Fuorigioco vogliamo parlare eh, di giovani eh, sport dedicato soprattutto a loro e lo facciamo con eh, due eh, settori che di solito danno ampio spazio agli studenti, alle scuole e quindi ai giovani come l'atletica e la pallavolo. Abbiamo qui il presidente della Fida Lazio Fabio Martelli, ben trovato. Grazie, buonasera. E buonasera al delegato CONI di Roma, Alessandro Fidotti, che è anche molto legato al Volley Scuola. Sì, come memoria storica del Volley Scuola. Buonasera a tutti. Allora, eh, Fabio, vogliamo partire dalle tante iniziative che di solito l'Atletica mette in campo proprio per dar spazio ai giovani, a partire da quei campionati studenteschi che un po' sono eh, la memoria un po', eh, di tutti, ma poi tante iniziative, tante manifestazioni di atletica che sono iniziate, ormai è partita la stagione dell'Atletica, tante corse in programma, alcune si sono già corse, altre ci saranno. Ma prima di tutto credo che l'atletica non ha una stagione vera e propria perché non si ferma mai. Dai, dai cross, ai campionati indoor, poi andiamo all'aperto, poi si ricomincia, è sempre un susseguirsi quindi non è che ha uno stop. Diciamo che gli studenteschi sono un po', erano, io ricordo sempre, l'esercito scuola, l'esercito scuola ha fatto correre tanti campioni, poi c'è stato un periodo che è un po' andato a... È stato sempre un po' meno frequentato. Poi, dopo, abbiamo avuto i... questi studenteschi che negli ultimi anni hanno avuto un po' di problemini, come ha tutta l'Italia, insomma, problemini economici. Noi, quest'anno, abbiamo sposato la politica di eh, portare avanti gli studenteschi quindi, di sostenere come Comitato Regionale Fidal Lazio assolutamente tutte le attività degli studenteschi, dai cross al, alla pista, altrimenti sarebbero morti. Quindi, a favore dei giovani, assolutamente. E, eh, ci sono state parecchie manifestazioni eh, già di atletica, tra cui una corsa storica che voi avete ribattezzato X Media. Un, era una corsa storica che aveva proposto l'esercito. Poi, da un'idea è venuta proprio su un tavolo che un, un organizzatore voleva organizzare una gara. Abbiamo proposto se poteva ricordare. Eh, questa gara, perché questa gara poi l'X-Milia o De Camilia, vecchia De Camilia, eh, ricorda la memoria di un nostro grande amico, di un eh, generale, il generale Gian Giacomo Gallicaris che è stato, diciamo, il precursore dello sport eh, nell'esercito, quindi a lui bisogna dare, eh, se quest'anno l'esercito si vanta di tanti campioni. Allora, eh, agli studenti, ai più giovani, pensa anche il CONI Lazio, con eh, tante iniziative, quali metterete in campo diciamo, in questi Beh, mesi? C'è un programma fittissimo, siamo già partiti con i giovani incontrano i campioni, valori, stili di vita e sport che portiamo nelle scuole medie, adesso sbarchiamo anche delle superiori con i giovani incontrano i campioni. Poi ci sono i momenti emozionali, emozioni lago, emozioni montagna, emozioni olimpico, per cui 6 o 7 mila bambini per alcuni giorni frequenteranno le sponde dei laghi ehm, giocando. Attività sport che si coniugano con l'acqua. Più in generale, eh, poi stiamo seguendo il progetto nazionale eh, sport di classe, per cui alcuni tutor coordinano le attività all'interno delle scuole primarie e speriamo che sia propedeutico allo sbarco in grande stile dello sport nella scuola vera de pagre de, devo dire, di un paese civile come il nostro. Se lo sport entrerà a pieno titolo nella scuola, avremmo fatto un passo avanti. Noi, come CONI regionali, facciamo tantissime cose e devo dire che le scuole, eh, i, i docenti, i paesi sono felicissimi di questa iniziativa. L'atletica come entra nelle scuole? Sicuramente è uno di quegli sport semplici e allo stesso tempo complessi da realizzare in scuole che non sempre hanno le strutture eh, necessarie eh, da dare a disposizione dei giovani, degli studenti. Ah, sì, come dici, come dici tu, l'atletica è uno sport semplicissimo perché basta un paio di scarpette e poi uno si può trovare ovunque, uscire e correre. Nelle scuole stiamo entrando con eh, progetti. Però, la cosa importante è che c'è bisogno di tanta, tanta passione, passione e volontariato. E abbiamo delle, attualmente abbiamo delle attività all'interno delle scuole proprio per trascinare questi ragazzi eh, sui campi di atletica. Basta veramente poco perché eh, ci vuole un po' di buona volontà da parte dei, dei professori, dei maestri di educazione fisica e tanta buona volontà anche da parte dei tecnici. Poi, il resto, noi come Comitato ci stiamo mettendo veramente tutto quello che possiamo fare, anche perché la nostra policy è quella di portare i giovani a correre, poi a prescindere che facciano atletico o meno, però l'importante è che facciano sport. Quanto è importante far incontrare gli studenti con i campioni, come spesso fa appunto questo progetto del CONI, cioè dargli un esempio e quindi eh, far scendere tra di loro e dare come esempio la vita di un campione. Assolutamente sì, perché essere campioni non è soltanto fare un record o segnare un gol o fare un calestro impossibile. Diventare campione è una, un percorso di vita, perché il campione fa dei sacrifici, il campione eh, si ispira alla solidarietà, all'amicizia, il campione è uno che sa rispettare le regole e il campione è uno che poi dopo una sconfitta, il giorno dopo, si rialza e comincia più di prima ad allenarsi per migliorarsi. E po allora possiamo dire che lo sport insegna la vita, in, questo, in questa simbiosi noi utilizziamo tutti i campioni eh, che hanno un, un loro... Tessuto anche umano importante. L'ultimo esempio ho fatto una, una cosa bellissima con Felice Pulici, che è stato anche il mio compagno di viaggio durante il progetto Roma Città Aperta che coniugava solidarietà, integrazione eh, da tutti i punti di vista, con ragazzi disabili perché il diritto di fare sport è di tutti e con ragazzi di diverse etnie. Ecco, essere campioni e poterlo dire in maniera semplice ma efficace è forse il veicolo più bello. Fabio, se dovessi dire il nome di un campione o un ragazzo che si vuole appassionare all'atletica, un esempio da seguire, chi vorresti nominare? Ma in questo caso sarei troppo di parte perché stando nel centro sportivo esercito darei il nome del campione europeo di maratona, di Daniele Meucci. Però ci sono tanti campioni, io credo che ognuno di noi, ogni ragazzo ha un, ha un esempio, però l'esempio lo deve trovare dentro se stesso e deve, e deve, deve fare qualcosa, deve fare lo sport. E' importante secondo me anche un, un altro passo avanti che il Comitato sta facendo, è togliere l'agonismo nei bambini, perché creare troppo agonismo dopo significa eh, probabilmente non rivedere quel bambino sul campo gara. Un po' di agonismo c'è nel Volley Scuola, però c'è anche tanto divertimento, tanta passione, tante iniziative collaterali. Vediamo insieme questo servizio che ce lo presenta e poi diamo la parola a lei. 144 squadre protagoniste, 88 istituti scolastici superiori di Roma e provincia coinvolti. Due categorie junior e open, maschili e femminili. Circa 600 gare spalmate nell'arco di tre mesi. Volley, passione, sport, divertimento, concorsi, workshop e seminari. Tutto questo e anche di più nella 22esima edizione del trofeo Volley Scuola. Appuntamento dal 16 febbraio al 31 maggio con il torneo studentesco di Pallavolo per eccellenza. È il grande valore di Volley Scuola. A rinnovarsi per rimanere sempre. Uguali. Eh, uguale lo spirito, uguale la partecipazione delle scuole, uguale la grande passione eh, dei docenti, nuovi i modi con cui approcciamo con il mondo della scuola, eh, nuovi concorsi, eh, nuovo il sito che verrà lanciato proprio in questi giorni con una nuova piattaforma sempre più interattiva, sempre per stare più al passo eh, con i tempi. La grande verità di Volle Scuola è questa, che era un'idea semplice ma geniale e noi negli anni siamo riusciti per ben 22 edizioni a mantenere queste caratteristiche. Tante le iniziative collaterali che faranno da contorno alla manifestazione sportiva. Per tutto il periodo saranno organizzati workshop informativi su bullismo e cyberbullismo in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni. Tra i progetti più attesi quello riguardante la cura della salute con incontri ad hoc organizzati per parlare di giusti e corretti stili di vita. È importante che i ragazzi in quella fascia così importante per la loro formazione, abbiano tutta una serie di messaggi, eh, dall'uso consapevole di Internet alla lotta al cyberbullismo e all'adozione di una serie di stili di vita eh, più corretti, eh, più rispettosi dell'ambiente e più rispettosi della propria persona. Eh, Volle, scuola, può fare tanto in questo, può farlo sia con seminari. Con tutti i ragazzi, ma può farlo anche nella formazione singola degli studenti e dei docenti. Confermati a grande richiesta il Beach Volley Scuola, giunto alla quinta edizione, e il Sitting Volley al secondo anno di età. E poi consueti concorsi Raccontaci Volley Scuola e Click and Volley, oltre a Comics on the Net. Ormai da qualche anno abbiamo affiancato anche il Beach Volley Scuola. E dall'anno scorso il Sitting Volley Scuola eh, con il contributo del CIP, dell'INAIL eh, cercheremo di dare ai ragazzi eh, anche eh, che soffrono di qualche disabilità fisica la possibilità di stare insieme ai propri compagni perché mh, Sitting Volley Scuola è uno sport integrato in cui giocano eh, i ragazzi disabili e i ragazzi normodati. Insomma sport sì ma non solo, Volley Scuola apre le porte alla creatività con l'unico grande obiettivo di promuovere la pratica sportiva e le relazioni sociali non rimane che attendere il 16 febbraio, poi l'avventura avrà finalmente inizio. Allora, 22 edizioni. Eh, lei prima si è definita una memoria storica. O? Sono ecco, se... Come è cambiato e come è nata questa iniziativa? Beh, intanto, volle in scuola dovrebbe dire grazie a Luciano Cecchi, ex presidente del Comitato Regionale, che ebbe questa grande intuizione insieme al Corriere dello Sport, perché è nato lì in quelle stanze. Io sono arrivato alla seconda edizione e ho portato il segno della mia passione e abbiamo fatto delle belle cose perché a fianco alla parte giocata ci è sembrato giusto inserire delle iniziative collaterali perché anche chi non giocasse direttamente potesse comunque esprimere così la propria opinione, o il proprio pensiero o il proprio sentimento sul volley scuola. E sono nate delle cose bellissime. Raccontaci vi volle scuola, ha regalato delle pagine indimenticabili, così come la fantasia dei ragazzi ha giocato molto con le fotografie, con i fumetti che torna quest'anno con Comics.net. E vorrei aggiungere con uno slogan di educazione civica, l'uso consapevole dell'acqua in collaborazione con Acea, per la quale vorrei spendere una parola speciale. Perché quando un'azienda si coniuga con, un mondo, con il mondo sportivo, come ha fatto questa storica azienda romana i risultati sono sotto gli occhi di tutti perché si, nasce una sinergia veramente positiva. I veri destinatari sono poi ragazzi che, devo dire, si esprimono la loro passione in maniera molto variegata. Ragazzi che sono appunto i protagonisti di varie eh, iniziative che voi promuovete, Fabio, ma un ragazzo che volesse venire in federazione e vi dicesse voglio fare l'atleta, voglio eh, seguire alcune delle vostre iniziative o comunque affidarsi ai eh, vostri istruttori, come può fare così che magari si, si annulli questa distanza che c'è tra lo sport di base e le federazioni che sembrano istituzioni lontane e magari invece potete accogliere le loro richieste? No, beh, assolutamente la. Federazione è un'istituzione un che è sul campo perché è vicino proprio a tutti quanti, è molto semplice anche perché il Comitato Regionale Fidal Lazio ha istituito sei, ben sei scuole di atletica leggera sparse in tutta Roma e comunque ci sono eh, tantissime scuole di atletica del, di società private molto veramente molto, molto efficienti con tecnici molto qualificati quindi è molto semplice collegarsi sul, sul sito del CR Lazio e trovare un, una scuola, poi stiamo facendo molte attività anche in periferia, l'ultima quella che è partita proprio pochi giorni fa a Tor Vergata era la staffetta in piazza, quindi portare lo sport anche in periferia perché se no sembra troppo facile fare una gara al centro di Roma, bisogna andare anche un po' fuori e far conoscere l'atletica. Diciamo che insomma i giovani non hanno scuse, il modo di praticare sport ah, c'è sì. e, e voi lo, lo offrite. Allora prima di chiudere questa pagina vorremmo ricordare con un tweet la vittoria in Coppa del Mondo di Spada della squadra femminile, un successo che mancava dal 2011, quindi un applauso a queste ragazze che come sempre tengono alta la bandiera azzurra. Grazie a voi per Grazie. aver partecipato a questo spazio. Grazie. Noi invece ci ritroviamo tra pochissimo per parlare di pallanuoto. A dopo! Allora dopo un breve stop riparte la nostra rubrica due metri, eh, lo facciamo con il presidente della Roma Visnova, Marco Ferraro, ben trovato e eh, ben trovato anche Ludovico Sacco. Allora, eh, partiamo da un campionato che è fermo in questo momento, riprende la prossima eh, settimana. Allora, per rinfrescarci la memoria vediamo insieme la classifica che vede il Brescia in testa con 45 punti. Proreco 42, Acqua 34, Sport Management 29, Savona 22, Possili 20, come Napoli 16, Bogliasco 15, Lazio 13, Roma Visnova 6, Florenzia 4. La parola a lei avvocato sicuramente non è un campionato facile, è una classifica anzi difficile da digerire, però eh, lascio a lei commentarla. Eh, diciamo che rispetto a quelle che erano le attese iniziali, eh, per una squadra che rimane la più giovane del campionato, con solo due giocatori con esperienza di massimo campionato, si potrebbe dire che era previsto. Invece c'è molto rammarico da parte dei ragazzi, da parte della, dei tecnici, della dirigenza, perché la squadra ha dato prova di, essere, eh, di aver raggiunto un certo livello di maturità, ha fatto delle prove veramente di ottimo livello eh, ma con quel pizzico di inesperienza o fortuna in certi casi davvero eh, che hanno portato a perdere degli incontri non solo scontri diretti ma anche le partite più importanti l'acqua chiara terza in classifica per noi è stata una partita perduta all'ultimo minuto dopo che il nostro capitano aveva preso una traversa riga eh, e quindi acqua chiara Savona Posillipo eh, le stesse partite col Como la stessa partita con la Lazio sono tutte partite che la squadra ha giocato a viso aperto con quel poco in, in, in meno, o in più di esperienza in più, sicuramente oggi la classifica sarebbe diversa. Ma non c'è rammarico in questo, perché poi alla fine i ragazzi sono giovani, stanno facendo una bellissima esperienza e adesso con la serenità con cui l'anno scorso abbiamo fatto un exploit, ci apprestiamo a fare le ultime sei partite alla morte per cercare di recuperare quei punti che si sono persi e provare a salvarci. Guardando la classifica si ha l'impressione, Ludovico, di un campionato giocato dalle prime due. E poi dalle ultime c'è una sorta di scollamento tra le più forti e quelle più deboli. Un campionato ecco, 45 punti la prima in classifica, 4 forse ultima. Eh, forse le prime tre considerando anche l'acqua chiara. Sì. Poi il resto è tutta comunque una zona centrale. Questo è dovuto da diversi investimenti da parte delle squadre, comunque la bilancia che pende più da una parte e non dall'altra. Sì, sicuramente, sicuramente da questo, dagli investimenti delle squadre. Che hanno fatto in atleti professionisti che si impegnano sicuramente per il campionato, l'acquisto di atleti stranieri di massimo livello, mentre invece il resto delle squadre si arrangia anche penso al momento economico, come può, cercando di sfruttare soprattutto gli atleti del territorio. E quindi, per il momento, per il momento la classifica dice questo, poi si spera sempre di migliorarla in positivo. Si può fare qualcosa, Presidente, per cambiare questo stato di cose, per, eh, al di là dei, dei punti che ognuno ha in classifica, però questo scollamento delle diverse società? Ma guarda, qualcuno ha detto in passato che il problema della, del campionato di, eh, di Serie A maschile era quello di avere una squadra che aveva eh, delle, delle disponibilità finanziarie molto più alte degli altri. Secondo me il problema è esattamente il contrario. Il problema è che purtroppo ci sono eh, troppe squadre che dedicano un budget eh, anche importante talvolta eh, non nella maniera giusta cioè, la, queste società tutte le società di vertice della la nota italiana si devono organizzare per poter vendere un prodotto a, a chi può portare poi de, de, delle risorse economiche a questo sport, che sono essenzialmente gli sponsor. E quindi, questo prodotto va venduto meglio. Ci sono realtà eh, di non altissimo livello che hanno una, una eccellente organizzazione, altre che pensano principalmente al risultato sportivo. E quindi, è un discorso eh, non di differenza di investimenti, ma di obiettivo degli investimenti. Il campionato riparte con Bogliasco Roma sabato alle 17 e invece la Lazio ospita appunto la Pro Recco sì. sabato alle 18. Sì, esatto. Beh, innanzitutto ci tengo a dire che tutte le volte che giochiamo in casa giochiamo sicuramente per vincere, partendo da questo presupposto. Poi la partita diciamo eh, forse fuori portata e sicuramente poi aspettiamo un calendario migliore poi per leggere e sperare una classifica migliore speravamo di, insomma, di poterci risollevare subito dalla sconfitta con l'Acqua Chiara prontamente con la partita con il Como che ci è stata rinviata alla settimana invece dopo quella del Recco durante una pausa del campionato e quindi aspettiamo insomma quella e tutta una serie di partite più alla nostra portata però obiettivo playoff l'obiettivo sì sicuramente, sicuramente. L'obiettivo è vincerle tutte, poi se si arriva in playoff è meglio. Allora Presidente le faccio ritornare in chiusura il sorriso per parlare di un'iniziativa rivolta ai più piccoli appassionati della pallanuoto, un'iniziativa... Che ha un faglione internazionale, che è quello della Festival, che lei ha ricreato con la Bawaba Lions, e che coinvolgerà un po' in tutto il territorio di Roma. Fino a maggio vedremo i piccoli pallanuotisti in erba scendere in acqua per gareggiare, ma soprattutto per divertirsi. Soprattutto per divertirsi, cioè eh, il traino che ha fatto a livello della, della pallanuoto italiana la Bauaba International Festival, questa manifestazione stupenda che si tiene ogni anno a Lignano Sabbiadoro. Con oltre 1200 bambini provenienti da tutto il mondo, è stato importante. Ormai la manifestazione eh, principale, il festival, ha 8 anni di, di vita e, e da grazie all'accordo con la Federazione Italiana Nuoto eh, e alla collaborazione, alla gioia, all'entusiasmo che ci mettono tantissimi addetti ai lavori, cominciano a vedersi anche a livello di bambini di, di 10-11 anni eh, dei gesti tecnici veramente che fanno ben sperare per il futuro di questo sport. Noi abbiamo inteso organizzare con... La Roma Visnova, questo torneo eh, dei leoncini, dei Lions, piccoli leoni della pallanuoto romana, sono 16 squadre, quindi oltre 200 pallanotisti, oltre 200 bambini che saranno coinvolti in queste quattro giornate di fase eliminatoria. E un'ultima bellissima giornata il 31 maggio alla Piscina dei Mosaici, al Foritalico, con eh, tutti insieme per eh, una grande festa della mini pallanuoto, il futuro di questo sport. Ecco, il futuro passa proprio dai più piccoli. Ludovico, tu te lo ricordi il primo contatto con il mondo della pallanuoto quando eri piccolo? Beh, in realtà ho cominciato abbastanza tardi io. Rispetto a, ai ragazzini della Bauaba, ho cominciato mi sembra a 13 anni. Dopo, dopo l'introduzione, dopo il nuoto, insomma, come si faceva prima, non c'era la Bauaba, mi sembra prima. Era iniziato il bisnova. Eh, eh, appunto. <ride> E che ricordo hai di quei primi momenti in acqua? Cioè, che tipo di sport è per un ragazzo piccolo la, la pallanuoto? È uno sport di squadra, però in piscina? Che, che emozioni dà all'inizio? No, è iniziato, iniziato sicuramente come una necessità di rimanere in piscina perché mi piaceva davvero tanto, però non mi piaceva così tanto rimanere sempre a fare le vasche a nuotare. E poi, sicuramente, il contatto con la palla da ragazzino, la squadra, gli amici, i compagni, tutto questo. Ecco quindi la Bauaba invece darà la possibilità non solo come ai ragazzi come Ludovico di aspettare di avere 13 anni ma più piccoli appunto di appassionarsi a questo sport e credo che sia proprio il desiderio, l'obiettivo di queste manifestazioni, di queste in particolare. Assolutamente, quello di dare il senso di un'attività un che eh, in acqua continua dopo i primi anni di scuola di nuoto e permette a questi bambini di, di imparare a giocare, a divertirsi tanto con la, con la palla in acqua, appunto, Happy Baby Water Bowl, acronimo di eh, Abba Wabba, eh, e divertirsi poi se vogliono avranno la possibilità di impegnarsi in questo sport che è di grandissimo sacrificio e di grandissimo impegno con l'attività agonistica ma è, una, è un optional rispetto al gioco e al divertimento che deve rappresentare la Bauab. Allora in bocca al lupo per questa iniziativa ma soprattutto per il campionato, almeno tenete duro fino alla fine, alla Lazio in bocca al lupo per il suo obiettivo. Previ, Buona serata grazie. e noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre con Fuorigioco su Rete Sole.